La storia fra l'uomo e l'umare è una storia d'amore. E come tutte le storie d'amore, zicca buona, ma non si sa come baspiccia. Ci sa che è ziccata con un colpo di fulmine. Fiati pensa a ciò che è fatto lo primo uomo che ha visto l'umare. Ci sa che gli è pensato, ce gli è detto. Ce gli è fatto quando si è chiato sopra tutta st'acqua, a tutta sta vita. Mo chiudo gli occhi e mi immagino che sono io con Dommo, felice in tramare, come un uagnone. Non male, vero? Ora li metto ad asciugare, così la salsedine gli cambia il colore. Mia mamma mi ha detto che alla mia età lei e i suoi amici venivano qui e nuotavano in mezzo ai pesci. Sembra impossibile, vero? Beh, ora c'è solo la plastica. I sacchetti sono un po' la mia ossessione, ne ho di ogni tipo. Mi diverto a collezionarli. Con i miei amici facciamo a gara chi ne ha di più strani. Più vengono da lontano, più valgono. Una volta ne ho trovato uno che arrivava dalla Turchia. Le scritte erano molto rovinate, ma poi sono riuscita a decifrarle e ho capito che quel sacchetto veniva da un negozio di pesci, chiuso 17 anni fa. Fotonico, vero? Un altro invece arriva da una baita che faceva formaggi in Svizzera. Credo che sia arrivato fin qui attraverso un torrente di montagna lì vicino. È la cosa che mi piace di più dei sacchetti. Sono dei grandi viaggiatori. Basta una folata di vento o un temporale per farli spostare. E alla fine del loro viaggio arrivano quasi sempre in mare. In realtà mi spiace un po' toglierli dal loro habitat naturale. Alla fine colorano il mare. Si nascondono tra le rocce. Sembrano un po'... Com'è che si chiamavano? Quelle specie di ragni marini con tantissime zampe. Ah sì, polpi. Mia mamma me ne ha parlato. Lei andava a caccia di quelli. Ormai quasi nessuno vive il mare come lo vivo io. Molti dei miei amici trascorrono le loro vacanze in posti più freddi, come per esempio la montagna. Pensare che una volta la gente prenotava le vacanze mesi e mesi in anticipo per venire qui, ma ormai fa troppo caldo. Io non rinuncerei mai al mare. Lo amo e amo tutto quello che mi regala ogni giorno. Sacchetti, forchette, bicchieri, cotton fioc, mascherine, ci puoi trovare di tutto nel mare. Io ci ho trovato la microplastica e per me è stata una fortuna. Intorno al 2020 la trattoria era famosa per le specialità di pesce. Poi il pesce nel mare è diminuito, la plastica al suo interno è aumentata e la mia trattoria rischiava di chiudere. L'idea di puntare tutto sulle microplastiche mi è venuta parlando con un mio amico nutrizionista. Tutti dicevano che al loro interno le microplastiche trattenevano batteri e parassiti. Con il mio sistema le abbiamo eliminate al 100%. Ci sono due qualità di microplastiche. Le microplastiche primarie, le più pregiate, nascono dal lavaggio di tessuti a base di plastica come acrilico, elastan, nylon, che generano particelle invisibili agli occhi. Le microplastiche secondarie, invece, sono le più comuni e sono quelle che nascono dalla scomposizione degli oggetti di plastica più grandi, come le buste di plastica, bottiglie o reti da pesca.
Il nostro menù è composto dalle migliori specialità del Marine Litter. Tutti animali marini che mangiano la plastica e muoiono di fame con la pancia piena. Noi li selezioniamo e li facciamo diventare qualcosa di unico che nessuno pensava di poter mangiare. Dal delfino farcito con polietilene al tonno in crosta di microplastiche primarie con guarnizione di cotton fioc. Ma il mio fiore all'occhiello, quello che ci ha dato la nostra prima stella, è lo squalo biomagnificato. È il piatto simbolo di questa nuova corrente gastronomica. Perché proprio lo squalo? Beh, semplice. È in cima alla catena alimentare, no? Vi spiego. Un gamberetto si nutrirebbe di plancton, ma succede che scambia le microplastiche per plancton. Mettiamo che mangi 10 pezzettini di microplastiche. Un piccolo pesce mangia 500 gamberetti, quindi 500 per 10 uguale a 5.000 frammenti di microplastica, fino ad arrivare al vertice della catena alimentare, dove il nostro squalo potrà arrivare ad accumulare nel suo stomaco milioni di particelle di plastica. Si chiama biomagnificazione. E se devo dirvela tutta, è un nome proprio azzeccato. È una cosa magnifica. L'idea di dare vita a questa mostra è iniziata a balenarmi per la testa quando ho letto sulle Euronews che avevamo raggiunto il punto in cui ero ufficiale che in mare c'era più plastica che pesci. È così che nasce la plastica nel tempo e nel paesaggio marino, elemento plastico visto come testimone del nostro rapporto con il mare. E per me è qualcosa di più di una mostra, è un vero e proprio viaggio nei miei ricordi e nelle mie esperienze. Ho sempre raccolto le confezioni di plastica che trovavo in spiaggia. È iniziato così, quasi come un gioco. Poi ho iniziato a farmi più domande sul loro utilizzo, chi avesse usato questi oggetti anche solo per un secondo. Mi ha sempre affascinato il rapporto della plastica monouso con il tempo. Prendiamo un piatto di plastica, per esempio. Viene utilizzato per condividere un pezzo di torta per qualche minuto e poi vive da solo per altri 500 anni. Magari in mare. Sarà la prima mostra naturale artistica dedicata ai packaging trovati in mare. La vita che hanno vissuto con noi, i modi in cui li abbiamo abbandonati o le cose che hanno semplicemente avvolto o trasportato prima di finire il loro tempo. Ci sarebbero milioni di storie da raccontare. Basta pensare che d'inizio secolo i packaging sono stati responsabili del 40% di produzione di plastica in Europa. D'altronde noi italiani siamo sempre stati avanti sul tema. Oltre ad essere tra i primi nel mondo per consumo di bottigliette di plastica, eravamo tra i più importanti produttori di plastica che si affacciano nel Mediterraneo. Questo prima della crisi del 2020. Beh, col senno di poi, quello sarebbe stato sì un momento perfetto per cambiare le cose. Guardate cosa ho trovato. Un pezzo raro. Non ne fanno più finalmente. Racchiude in sé il paradosso della plastica monouso. Quanto ci metto a bere questo bicchiere d'acqua? Quattro secondi. E sapete qual è l'amara ironia? Che il mare ci metterà 4, 5, 6 secoli per degradarlo. Non stiamo buttando via solo della plastica, stiamo buttando via anche il tempo del mare e quindi anche il nostro. Una cosa così piccola, e io ho 40 anni che vado in mare e prendevo tanto pesce, adesso per colpa di questa cosa così piccola, il mare così grande non si riesce più a prendere pesce. È una cosa che non posso credere, tutto qua. Ho iniziato giovane alla pesca, perché il mare era la mia passione ed era bellissimo. Adesso, dopo 40 anni, è più la plastica del pesce in mare. Dispiace tanto, perché vedere il mare come adesso mi piange il cuore proprio vederlo così.
pescavamo, pescavamo e non pescavamo più niente. E vedevo che il mare era pieno di plastica. E ho pensato, mo vediamo, vediamo se riusciamo a riconvertire e raccogliamo plastica. Così aiutiamo il mare e eliminiamo l'inquinamento dal mare. E così ho cominciato a fare il mestiere della raccolta della plastica. È andata benissimo, perché ce n'era tanta, ce n'è tanta e si guadagna bene, tutto qua. La portavamo a terra, da terra la mandavano sulla luna e così stiamo andando avanti. Può dar fastidio alle navi, può dar fastidio alla navigazione, ai bagnanti, ai pesci non parliamo perché non ce ne sono più. Davano fastidio ai pesci. Con la plastica si tappano le prese di mare dove c'è il raffreddamento dei motori e vanno in bollizione i motori, tutto qua. Perché le pompe aspirano forte, la plastica tappa i buchi e bisogna fermarsi. Vediamo un po', c'è un punto sul radar che è qualcosa di grosso. A montagna di plastica c'è. Dai, dai, Mario è grosso! Che bello, e che? Ci siamo viziati troppo. La natura, se lo spazio suo, se lo riprende.